Ciao a tutti ragazzi e ragazze e buon 19 dicembre. Eccola qui la casellina che andremo ad aprire dopo aver acceso l'incenso. Ormai mi sono rimasti gli incensi e sono andata a vedere. Non mi bastano sinceramente le coccoline fino al 25, 26, 27 di dicembre, per cui devo integrare con qualcosa. Devo andare a fare spesa. Bene, ma dopo questo preambolo, allora, 19 oggi è l'ultimo giorno con l'uno davanti, con i decimali davanti. Da domani inizia il conto alla rovescia, sappiatelo. Sappiatelo. Solo che non so da quando farlo partire il conto alla rovescia. Dal 25 vedremo. Allora, poi ci penseremo. Uriel, oggi abbiamo gli incensi degli angeli ed è l'angelo della coscienza. Uriel, leggiamo, leggiamo. Dall'energia decisamente maschile ed autorevole, ci aiuta ad illuminare il nostro cammino nelle situazioni più complicate, anche quando capita di lasciarsi andare allo sconforto e alla disperazione. Nel momento in cui il nostro cuore decide finalmente di chiedere aiuto, Uriel vola in nostro soccorso e ci porta consolazione e le intuizioni che possono farci uscire dal tunnel e ritrovare la luce. Comprendendo, oggi dislessia, portami via. Comprendendo che ciò che può sembrare la peggiore delle delusioni si rivela col tempo una grande benedizione. Ecco, io sono Uriel. Decisamente, decisamente. Ho questa facoltà di trovare sempre la crepa nel buio. O il rovescio della medaglia, o svoltare l'angolo. Come lo volete decidere voi. Ok, sì, è un grandissimo potere, lo so, ma anche un buon a caro prezzo, l'ho pagato a caro prezzo. Bene, con tante delusioni nella vita, alla fine o trovi la crepa nel buio oppure il buio ti sovrasta, per cui buono, 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 buono. Per cui questo è. Andiamo, andiamo ad accendere Uriel oggi. Allora, questo lo mettiamo via. Questo lo vado a spezzare perché è troppo, no, è troppo lungo, il bastoncino non serve a niente, diciamo. Qui non c'entra, per cui ci vado a mettere il perno che mi sono creata con uno stuzzicadenti, con la punta di uno stuzzicadenti. Ecco. Adesso tu ti dovresti tenere e non dovresti fare danno, ok? Lo andiamo ad accendere 3 minuti e mezzo, per non parlare di niente. Ieri il video è stato lungo, oggi ieri il video è stato corto, oggi lo facciamo lungo. Allora, adesso come ti devo girare per farti vedere che ti accendo? Senza che prenda fuoco anche il telefono e la lampada. Dai! Ok, si è acceso. E adesso come si è acceso? No, ti devi spegnere. Ah, ecco, ok. Si sta spegnendo. No, no, un attimo. Un attimo mi ha fatto titubare. Buono, 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 buono. Ti metto vicino all'alberello. Io penso che questo alberello ormai odorerà di tutti gli incensi che ho acceso, ma non fa niente. L'importante è che non prende fuoco, ma no, non prende fuoco perché è al sicuro. Non c'è fiamma libera. Bene, allora, 19 di dicembre, ultimo giorno con i decimali, con l'uno. Dai, dai, che colore è? Facciamo la ola. Ancora viola? No.
No, è un blu. Perché è un Silent Night? Aspetta che adesso dobbiamo aprire tutta la confezione. È uno standard, ok? Camillo non l'abbiamo avuto ieri, per cui c'ho i gatti di là che non so che stanno combinando, stanno giocando, stanno ammazzando fra di loro. Il naso. Qualche pelo di gatto sicuramente. No, cioè i gatti che quando giocano ce n'ho uno che è violento. Aaron, il maschio, è di una violenza inaudita. Fa male quando gioca Aaron. Le altre sarà che sono femmine. C'ho il gallo. L'unico maschio. C'ho un pelucco. L'unico maschio che. Allora, Silent Night. Night. Ok, si legge bene. Sì, ed è uno standard. Ok. Bene, non ci sono glitterini. Che colore sei? Tutti devo vedere. Controluce. Dovrebbe essere un blu. Un blu molto scuro, per cui vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Vado a preparare la resina e gli stampi e torno subito. Ho ripreso lo stampo dei segni zodiacali. Questa volta però andremo a fare i segni d'aria. Ossia, i gemelli, che sono qua giù. Eccoli qui. La bilancia. Eccola qui a fianco. E l'acquario, che è qua sopra. Allora. All'inizio, come ho mescolato la resina, era un bellissimo blu notte. Per cui decisi di fare i segni d'aria per la notte, simboleggiando la notte. Non simboleggiando, pensando alla notte. E invece poi è diventato viola. Però io direi che la notte viola, dai, ci sta, perché è un bel viola notte. Lo farò allo stesso modo di questi, ho preparato anche la resina trasparente, soltanto che siccome ho visto che si è inglobato un bel po', utilizzerò più resina trasparente. Adesso io questi li vorrei coprire per non farli macchiare con l'alcol. Ok, quello sopra ci andrò dopo. E ci vado a mettere la resina, quella colorata. È un bellissimo. Ok, io non ho più parole perché il viola è il viola. Ma nemmeno mi puoi fare tutti i colori viola. Dai, sì. Adesso dentro i buchini piccolini, quante bollicine mi ci farà? Ma io ci vado prima con lo stuzzicadenti. Infatti ha fatto la bollicina da una parte, l'ha fatta sicuro. Allora facciamo così, va. Il perno sopra. E poi ce la butto dentro perché tanto lo devo fare tutto. Così. Anche tu ti riempio per bene e le ultime goccioline le mettiamo qua sopra. All'acquario. Ok. Sì, non mi vedete perché sto qua giù in fondo, ma stavo pulendo il bicchierino, per cui lo sto mettendo un po' qua, un po' là.
Ok, pulisco la palettina prima che si asciughi. Yeah. E adesso ci vado prepotentemente con il trasparente. Che questo bicchierino non si piega più perché è usato e strausato. Ho dimenticato. No, aspetta, perché stavano di qua i buchini. Adesso stuzzicadenti, stuzzicadenti, stuzzicadenti. Eccolo qui. E c'è questa bollicina qui. Dai. Ce n'era un altro qui. Adesso viene a galla e un altro qui. E adesso non riesco a vedere dove è l'altro. Perché ce n'era un altro anche di qua. Non c'era qui? No, no, non ci sto andando piano piano, non vorrei sfrisciare lo stampo. Allora, andiamoci prepotentemente intanto di qua, ecco un'altra bollicina. Ed anche di qua. Altre bollicine. Ecco. No, di qua non c'era infatti il buchino. Allora, vediamo. Devo girare perché non ci vedo. Sì, qui ha fatto un po' di bollicine. Ed è qui. Ed qui. Non sembra ce ne siano altre. Qui dentro le stelline. Qui ne ha fatte tante perché ci sono tanti particolari. Qui non sembra, sì c'è, però ho tolto anche il colore, brava Mel. Qui c'è. Ecco, questo stampo è da fare in un altro modo, non si può fare così qui. Non c'era e qui non c'era. Ah, ci sono, ho dimenticato. Queste due bollicine qui. Ecco, è stata un'impresa. Ok, un pochino d'alcol che adesso sborderà da tutte le parti, immagino. Ma io vedo una bollicina anche qui. Dentro la stellina. Piena di bollicine. Va bene. Ok. Fa niente, voi non avete visto niente. Meglio così. Comunque è un bel viola. Adesso con il trasparente, che ci faccio con il trasparente? Con il trasparente che mi è avanzato, che ne è un bel po', quasi quasi lo vado a ricolorare un altro pochino e ci faccio qualcos'altro. Sposto qui.
E vado a prendere un altro stampino. Ho preso questo di stampino, ho rimesso un altro po' di colore dentro la resina. Qui ho visto che aia il braccio. Mi è arrivata una coltellata al braccio che ancora sta lì, ancora fermo così. Niente di che. E ho visto che si sta coprendo anche questo, per cui non so quanto possa valere il fatto di fare due colori. Ma allora voglio fare questo grande. Vai giù. No, troppo. Ok, sì, vabbè, adesso ha sbordato un pochino per tutto l'alcol che c'era. Un pelucco. E poi volevo fare questi. Ci entrano due piccolini? Due piccolini, sì. Ci voglio fare questo e questo. Là. Ok, bene, bene, bene. Questo sborderà, ma tanto mo come si asciuga l'alcol. E poi, tirati su, spostati. Non si vuole spostare. Ok, allora spostiamo questo. Ci vado a fare anche due perline. Male che va. Qualche perlina ci entrerà, no? Una ce n'è entrata sicuro. Una goccina. Mi tremano le mani. Sarà l'agitazione. Sì, sono un po' agitata. Riempiti, riempiti, riempiti. Ok, adesso non sto a raschiare il fondo del barile. Puliamo la palettina. Puliamo la palettina. Ok. Bene. E niente, il video è finito, ragazzi e ragazze. Chissà come verranno questi. Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Bene, ragazzi e ragazze, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete, commentate e create. E noi ci vediamo domani con il conto alla rovescia. Ciao ciao!